Iniziata la 3 giorni dedicata al trattamento dei soggetti con autismo nel nostro territorio, per analizzare i progressi realizzati negli ultimi anni nella diagnosi, ma soprattutto nella difficile integrazione sociale delle persone autistiche, sia in età adolescenziale sia in età adulta. Cominciato anche con un buon successo di presenza di professionisti, i 3 workshop riprendevano 2 temi che sono abbastanza costanti nei momenti di formazione e approfondimento del programma autismo di Ravenna, cioè il rapporto con le famiglie, i genitori e i problemi comportamentali degli adulti. Abbiamo inserito questo nuovo filone, che per noi deve essere assolutamente approfondito e ampliato, dei supporti tecnologici alla vita quotidiana e alle capacità comunicative dei bimbi e dei ragazzi con autismo, ed effettivamente il pomeriggio, che era orientato a una dimensione di specifici aggiornamenti su alcuni particolari problemi, è sicuramente stato piuttosto importante. Personalmente mi ha colpito molto, ma lo sa, che per la prima volta abbiamo fatto parlare, per quanto ci riguarda nella nostra realtà, un ragazzo, una persona affetta da sindrome di Asperger, che per la prima volta ha rappresentato in prima persona i problemi della loro esistenza. Domani ci saranno 2 approfondimenti, credo, importanti: la mattina sul rapporto tra educazione e terapie e cure, quindi tra servizi sanitari e scuole. Nel pomeriggio riprenderemo il tema della psichiatria, dell'autismo in età adulta.